Soleil sorge a ruota libera su Edi Magazzine, Luca Onestini, Marco Cartasegna, Jeremias Rodriguez e i nuovi progetti. Soleil sorge ha rilasciato un'intervista a Uomini e Donne in Magazzine in cui è tornata a parlare di Luca Onestini e Marco Cartasegna. Soleil sorge, da Luca Onestini a Marco Cartasegna. Uomini e Donne in Magazzine ha pubblicato una curiosa intervista a Soleil Sorge, reduce dall'esperienza sull'Isola dei Famosi. Gabriele Parpiglia, però, ha chiesto all'ex corteggiatrice di tornare a parlare del suo percorso come corteggiatrice a Uomini e Donne. Infatti, qualche anno fa, Soleil ha corteggiato il tronista Luca Onestini che l'ha scelta. Dopo pochi mesi, però, quando lui ha deciso di partecipare al Grande Fratello VIP 2, lei l'ha lasciato con una lettera ed ha iniziato una relazione con l'altro tronista Marco Cartasegna. Anche con lui le cose non sono andate bene. Le dichiarazioni su Luca Onestini e Marco Cartasegna. Soleil risponde in questo modo a chi trova strano aver intrapreso una relazione con entrambi i tronisti di quella stagione di Uomini e Donne. Ero più giovane, più istintiva. Lo stomaco si è mosso con entrambi in modo diverso. La trasmissione mi ha offerto la possibilità di conoscere due persone che, a fasi alterne e diverse, mi hanno fatto battere il cuore. Ecco che cosa pensa di Luca Onestini. Un passato ormai troppo lontano. Grazie a Uomini e Donne prima e la conoscenza di Luca dopo, ho capito che potevo ricominciare a credere nell'amore. Poi con lui non è andata, succede anche nelle migliori coppie, no? Mentre su Marco Cartasegna ha dichiarato. L'ho amato molto, moltissimo. Ma i caratteri diversi ci hanno portato ad allontanarci. A Marco vorrò sempre un bene infinito. Soleil sorge e la storia con Jeremias Rodriguez. Appena sbarcata in Honduras come nuova naufraga dell'Isola dei Famosi, Soleil ha iniziato una storia con Jeremias Rodriguez con accento acuto Guez. Quest'ultimo ha fatto il Grande Fratello VIP con Luca Onestini e la conosceva bene. L'argentino le aveva scritto su Instagram, ma lei le aveva dato un 2 di picche. Invece, all'isola tra loro è nata la passione. Andiamo con calma, molta calma. Su Instagram gli avevo dato un 2 di picche ma in Honduras si è trasformato in un 2 di cuori. I progetti dopo l'Isola dei Famosi. Non è stato un percorso facile quello di Soleil all'Isola dei Famosi. Il suo carattere forte, a tratti arrogante, ha fatto nascere antipatie e scontri tra i naufraghi. Alla fine l'ex corteggiatrice non è arrivata alla finale, eliminata dal pubblico a casa appena la produzione l'ha messa in nomination. Ora, però, Soleil è pronta a voltare pagina e a guardare al futuro.
Ora si ricomincia da zero, come se non fosse successo niente. Anche se qualcosa si muove, ma per scaramanzia non dico nulla. Let it go.